Sono le 21.48 in diretta dall'Ariston di Sanremo per proseguire nella rassegna dei nostri programmi vincitori votati dall'Accademia dell'Oscar TV 2010. Bene, è un momento particolare, non per niente sono qui io. Perché? Perché c'è un gioco... Eccolo il programma, i migliori anni! E da quella porta entra il conduttore ufficiale, colui che continua a essere festeggiato al premio regia televisiva, Carlo Conti. In buona compagnia. Sì. Grazie, grazie. Com'è tua abitudine? Grazie. Con Sara Fanciolini, Roberta Morise, Elena Ossola ed Angela Tuccia, le mie meravigliose compagne di viaggio quest'anno ai migliori anni. Me le presenti tu, per favore? Sì, allora Angela, alla nostra destra, Angela, Angela, poi c'è Sara. Andiamo con un applauso per ciascuno, dai. Vai. Angela, Angela Tuccia, poi Sara Facciolini. Dove Sara, guardi? Dove Sara. Guardi? Ma dove guardi? È tutta trasparente. Dove guardi? Alla sinistra. Roberta Morise. Roberta. E poi Elena Ossola. Complimenti. Allora, grazie, anche quest'anno per il terzo anno consecutivo l'Accademia ha deciso di dare il premio ai migliori anni, sono ovviamente particolarmente felice. Abbiamo preparato alcuni momenti della nostra trasmissione che riguardavano il medley musicale e poi in coda mi permetterò di leggere alcuni noi che sono i messaggi, tanti sms che sono arrivati dai telespettatori e abbiamo tirato fuori dal libro che abbiamo fatto quelli dedicati alla televisione, quindi posso... riguardano questi 50 anni di TV. No, posso interromperti un attimo? No, mi è capitato di essere in Spagna, accendere la televisione in albergo e vedere pari la versione spagnola dei migliori anni. Ma cos'è un format? Cos'è? No, anzi, con orgoglio diciamo che è una produzione Rai ed Endemol che adesso fa il giro del mondo. È un prodotto tutto italiano che è stato venduto in Spagna, adesso in Francia. Quindi è un altro dei grandi orgogli della Rai, visto che si parla sempre di format comprati all'estero. E questo è italiano. Questo è tutto italiano. E devo dirti che con grande emozione, quando ho visto la versione spagnola presentata da tale Carlos, sì, non mi ricordo il cognome, Los Mejores Anos, ma detto così, sono rimasto particolarmente colpito, lo credo. Contento. È sempre allora, emozionante. Allora, e guarda, vogliamo iniziare questo medley? Ci pensa Roberta ad iniziare ricordando un altro grande amico, Mino Reitano, Una ragione di più. Di più. Vai Roberta, live! Gloria,
andare, ti capisco, sì. Ma se dormo sul tuo petto e amarti io non smetto, no. Io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia, ancora ti abbraccio. Noi, che per vedere la TV, noi che per vedere la TV dovevamo accendere il trasformatore e farla scaldare. Noi che tutto il condominio vedeva la televisione in casa dell'unico fortunato che la possedeva. Noi che quando la televisione non aveva il telecomando ero io. Noi che tra un programma e l'altro in TV guardavamo le pecore dell'intervallo. Noi che le signorine buonasera non ci infilavano il dito nell'occhio. Noi che la punizione peggiore era a letto senza carosello. Noi che sapevamo che ormai era pronta la cena perché c'era Happy Days. Noi che avremmo voluto essere tutti come Fonzi ma in realtà somigliavamo a Ralph Malf. Noi che siamo cresciuti con un grande professionista della TV, elegante e ironico, che ci diceva sempre allegria. Grazie Mike. Noi, che non era estate se non c'era Giochi senza frontiere con Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi. Noi, che la voce inconfondibile di Piombi ci fa ancora sentire giovani. Noi, che la nonna ci faceva spengere la TV quando vedeva l'ombelico della Carrà. Noi, che avevamo un fratello grande e non il grande fratello. Noi che se arrivava il postino non c'era il pericolo di ritrovarsi a piangere in televisione. Noi che volevamo andare all'isola di White, non all'isola dei famosi. Noi che i calli della nonna funzionavano più di Bernacca. Noi che quando parlavamo di Brunetta intendevamo solo la cantante dei ricchi e poveri. Noi che abbiamo festeggiato le nozze d'oro e pensiamo di aver visto più Baudo in TV che il nostro marito in casa. Noi che a Tribuna Politica il moderatore era Jader Jacobelli, ma non c'era bisogno di moderare nulla, perché tutti rispettavano tutti. Noi, che ogni volta che vedevamo un pappagallo gli volevamo far dire Portobello, noi che quando si spegneva la TV rimanevamo lì fissi, con gli occhi fissi, perché non spariva quel puntino di luce, noi che la TV era in bianco e nero, ma il mondo lo vedevamo a colori. Io, che sono ancora una volta felice per aver vinto il premio regia televisiva per i migliori anni. Grazie. I migliori anni della nostra vita. Grazie. I migliori anni. Grazie, grazie. Dov'è Daniele? Dov'è andato Daniele? Che ti va a consegnare il premio? Grazie. Grazie alla regia di Maurizio Pagnozzato, alla direzione musicale del maestro Lucio Grazzoli e alle coreografie di Fabrizio Mainini, a questi ragazzi con un entusiasmo straordinario. Allora, grazie, grazie a tutti. Andiamo perché la serata deve andare avanti, che il conduttore continua. Oh, andiamo. Ah, voi andate via di là. Allora, tenetemi il premio, va? Grazie ancora, il libro. Grazie. Grazie.
e grazie all'Accademia.